Uè, ragazzi, e bentornati su Kino TV. Oggi vedremo insieme il lancio uova di Pasqua. Perché lo vedremo insieme? Perché sappiamo che tornerà nello shop a brevissimo. Quindi noi andremo a vedere se per voi varrà la pena potenziarlo oppure no. Premetto che... allora, già abbiamo il lanciapalle di neve. Io persino ne ho due di lanciapalle di neve. Però non ha lo stesso utilizzo. Ovvero, lanciapalle di neve è tanto tanto comodo perché colpisce tanti tanti zombie, li rallenta tutti quanti. Mentre questo lancio uova di Pasqua ha come ultima perk il tormento, come vedete. Ecco, il tormento può essere utile quanto inutile. Su un'arma del genere, secondo me, non saprei neanche che valutazione dargli. Perché? Ve lo spiego subito. Innanzitutto, ogni colpo che spariamo non è detto che vada a buon fine, nel senso, se io sparo un uovo di Pasqua e sopra quell'uovo di Pasqua per puro caso non ci passa nessuno zombie, quel colpo è andato sprecato. Ecco perché la perk di durevolezza io gliela lascerò. Non metterò velocità di ricarica, non metterò nulla. Durevolezza, semplicemente perché non ho la garanzia che ogni colpo che sparo vada a buon fine, quindi mi sento più di dargli un pochino più di durevolezza. Poi è vero che la corlucente, le parti meccaniche ne chiedono poche perché è un lanciatore, eccetera eccetera, però mi sento di lasciarlo così. Detto questo, per questo video non andrò neanche a utilizzare il costruttore per quella build, Penny Demolitore. Non la utilizzerò perché personalmente non entrerei mai in missione con Penny Demolitore per usare il lanciauova di Pasqua. Semplicemente lo utilizzerei un po' così cazzeggiando in giro. Ecco perché lo utilizzeremo con la mia build principale, ovvero Ninja. Lo utilizzeremo un po' in missione così a caso e vedremo un po' il suo vero utilizzo al 130 full perk. Beh, detto questo, credo di avervi già annoiato abbastanza. Che dite, potenziamo? Ecco, come vedete, raga, potete benissimo cambiargli l'elemento a questo lancio uova di Pasqua. Quindi se inceppate in qualcuno che vuole truffarvi, vuole darvi un lancio uova di Pasqua con un elemento e dice che è moddato, sappiate che l'elemento sul lancio uova di Pasqua si può cambiare in qualsiasi momento. Abbiamo fatto pure la rima. Eccoci qua con i nostri lanciapalle. Volevo subito farvi notare una cosa. Sfatiamo un altro mito. Quanti sono i colpi possibili che può droppare in terra questo lanciatore? Premetto che non mi ricordo io, quindi lo vedremo direttamente insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vediamo, ho caricato il caricatore. In teoria ora, se non ricordo male, spara un altro colpo e sparisce il primo. E infatti, come vedete, abbiamo praticamente sprecato un colpo. Adesso volevo testare una cosa. Vediamo un'altra cosa. Eh sì, purtroppo non è cumulabile, manco switchando il lanciapalle di Pasqua. Mi chiedo se con un compagno potrebbe essere possibile. Comunque, il massimo delle palle che droppa in terra sono 6. 6 pur switchando. Adesso con un compagno non lo so, purtroppo lo vedremo magari in qualche episodio a parte. Ricordiamo che è energia, quindi contro gli zombie elementali. Fa abbastanza male, no? Dai, facciamo finta che la bombola vale per me. Come vedete è carino da utilizzare, ma non mi sento neanche di dirvi è forte, perché non è forte, raga. Cioè, è 130 full perk, comunque è divertente, è diverso da tutte le altre armi, quello posso dirlo, sì. Posso dirvi, non sprecate risorse per potenziarvelo, perché non ne vale veramente la pena. Dovrei cercare di dargli un utilizzo comunque a quest'arma, perché per il momento per cosa è possibile utilizzarla? Per difendere no, sicuramente. Piazzare le uova di Pasqua intorno a un obiettivo in difesa, direi proprio, cioè, no. Per quanto può sembrare utile, può sembrare quanto inutile star tutto il tempo lì a droppare uova di Pasqua intorno al furgone di Lars piuttosto che agli obiettivi. Diciamo che è divertente da usare, ma solo quello, che dite? Perché non è forte, raga, lo state vedendo con i vostri occhi, non è fortissimo, però un po' divertente da usare. Ecco, se gli mirate bene probabilmente funziona un po' tipo impatto, vedete? Cioè, il senso qual è? Metterlo alla fine dei tunnel, così faccio esplodere tutti i bombaroli che probabilmente arrivano alla fine del tunnel.
E anche lì non possiamo utilizzarli. Non saprei dargli bene un utilizzo. Cioè, ci sto pensando da qualche oretta. Comunque, ce l'ho da tempo questo lancio uova di Pasqua. Non mi sono mai posto questo problema. Me lo sto facendo ora, io per voi. Però non saprei bene che utilizzo dargli. Cioè, il lanciapalle di neve è insostituibile. A confronto, gli rallentiamo. Ha un impatto esagerato. Colpisce comunque dove miri e colpisce tante persone. Questo sì, shotta di più, è vero. C'ha il tormento, è vero. Però paragonati io preferisco il lanciapalle di neve sempre da utilizzare. Poi sì, il lanciapalle di neve è d'acqua, quindi contro quelli di natura sicuramente è meglio usare il lanciauova di Pasqua, che abbiamo detto ha un altro utilizzo, quindi non c'entra neanche. Però capite il mio discorso, non ha tutto questo gran utilizzo. Io posso lanciare... boh, qual è? Spammo palle? Vediamo se il tormento almeno li killa. Cioè, è tutto bello e carino finché sei col ninja, ma... Permetto che c'è anche il costruttore che aumenta i danni, però non mi sentivo di fare il video con quello. Primo, perché c'è solo un bonus sui dispositivi di lancio. Secondo, avrei dovuto comunque stare col costruttore a rilento. Non mi sarei comunque mai buttato in missione con quel costruttore per usare quest'arma. Cioè, capite un attimo il ragionamento che voglio farvi, no? Niente, raga, questo... questo è il suo utilizzo, lo state vedendo anche voi. Certo, è carino da usare, eh? Su questo non c'è dubbio. Però se avevo in mano un lanciarazzi normale, a quest'ora l'avrei già fatto da... o anche semplicemente usando le abilità del ninja, no? L'accampamento l'avrei finito comunque. E così ci proviamo in due, visto che da solo non è che faccia tutto questo danno. Ovviamente percato in critico, quindi qualche colpo fa male, qualche colpo non gli fa nulla. Però diciamo che non si riesce a muovere lo smasher, eh? Ha un bel impatto questo... questo lancia uova. Probabilmente con la perk di impatto sarebbe stato un po' più utile. Però vedete, in questo caso... in questo caso ho sprecato 1, 2, 3, 4 colpi. Sprecati nel nulla. Vabbè, vediamo se riusciamo a arrotondare qua. Ottimo. 3 colpi. Vai, pure tu. Devo proprio sforzarmi certe volte per farglieli prendere, no? Ci tengo a dirvi, raga, a ricordarvi che le perk sono originali, quindi quando lo vincerete anche voi probabilmente avrete le stesse, quando lo comprerete a seconda di come uscirà. Detto questo, sta a voi decidere se cambiare le perk o meno. Io ve l'ho mostrato con le perk originali, tutte potenziate al massimo al 130. Adesso in missione siamo in due, quindi sì, sono boostato, ma neanche troppo. Mentre prima ero da solo. Oh, ho rotto l'anomalia però, eh? Avete visto, raga? Bellissimo. E l'arma penso di avervela fatta vedere, questa qui. Sapete che quando a me piace testare una cosa, piace farlo bene. Quindi spammiamo le palle dove nascono tutti quegli zombie lì. Vedete, nonostante ho spammato nel passaggio, comunque loro arrivano dagli angolini. E guarda, non riescono quasi a volte neanche a attivarmi le bombe. Vediamo. Diciamo che se esplode tipo in mezzo il suo bel danno lo fa, però è veramente veramente raro. Cioè, a sto punto mi crafto il lanciapalle di neve o addirittura il lanciarazzi e il colpo glielo sparo io in mezzo direttamente senza
dover fare troppi calcoli di movimenti degli zombie, velocità del colpo e ritardo dell'esplosione, perché avete visto c'è anche un leggero ritardo. Insomma, avete capito il succo del mio discorso. Fatemi sapere nei commenti sempre, come al solito, voi cosa ne pensate. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo episodio. Bella bella! E questo è tutto. Ciao. But now it's just that.